Molti dei candidati vostri hanno poche aderenze con Crispiano, sono trapiantati da poco, relativamente poco a Crispiano, lei stesso è potentino, non è di Crispiano. Sembra una lista non molto radicata sul territorio, più una trovata elettorale. Ah, io mi domando se in tutti questi anni abbiamo avuto dei crispianesi doc ad amministrare, no? Quindi persone radicate sul territorio che però non sono state capaci di amministrare. Forse non è il caso di cominciare a dare anche la possibilità a chi ama Crispiano e l'ha scelta come me che ho deciso di crescere. Quindi i crispianesi capaci non ce ne sono, dobbiamo importarli. Quasi la metà della lista è crispianese, quindi come vedi siamo forse quelli che rappresentano meglio il tessuto sociale della Crispiano di oggi.